Le possessioni demoniache sono ormai all'ordine del giorno. Il più delle volte, le persone coinvolte in questi casi di possessione ammettono di aver praticato una qualche forma di spiritismo. Tra queste, la più famosa è la tavola Ouija. La tavola Ouija è uno di quegli strumenti usati per contattare gli spiriti dell'aldilà. Ci sono tanti altri metodi per contattare gli spiriti. Sui casi di possessione demoniaca, posso tranquillamente dirvi che a volte questa non avviene per via diretta. Molte volte ne siamo consapevoli, altre volte invece no. Nei video che ti mostrerò oggi, vedrai tre casi di possessione demoniaca, realmente accaduti. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Nel primo video, questo ragazzo, che fa lo youtuber, dice che ultimamente in casa sua non riesce più a dormire bene e affermerebbe di avere degli incubi continui. Stanco di questa cosa, decide di registrarsi mentre dorme. E questo è quello che viene filmato dalla telecamera. Mentre il ragazzo dorme a sonno pieno, incomincia a lievitare, ricadendo sul letto e svegliandosi di colpo. Il ragazzo rimane un po' intontito e non capisce cosa stia succedendo. Dopo un paio di secondi, sembra che venga preso da delle convulsioni e cade a terra. Il secondo filmato mostra dei ragazzi che stanno giocando con la tavola Ouija. All'inizio sembra che i ragazzi si divertino, finché, dopo aver fatto alcune domande, la planchette incomincia a muoversi da sola. I ragazzi si spaventano e decidono di sospendere la seduta. Dopo qualche minuto, però, i ragazzi decidono di riprendere a giocare e quindi di contattare lo spirito. Ricominciato la seduta, i ragazzi chiedono allo spirito che intenzione avesse e lo spirito gli risponde no goodbye. Dopo di ciò succede qualcosa di terribile a uno dei ragazzi. Hey, uno dei ragazzi incomincia a ridere in modo incontrollabile, come se fosse posseduto da una forza maligna. In quest'ultimo filmato mostra una donna che è posseduta da un demone. La donna dice di aver subito varie violenze da parte di questo spirito, mentre è in atto un esorcismo per questa donna. Sul collo della donna appaiono dei graffi e incomincia a sanguinare. I graffi continuano ad aumentare. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.